vivo nelle strutture dove ci sono ragazzi con dei ritardi mentali cerebrali. Io non voglio che vedano solo adulti così, perché hanno avuto altro. E quindi si apre il grosso problema del passaggio. No? Vabbè, possiamo chiudere qua, ci sono altri 32 slide, se volete, ma non credo che abbiate la forza fisica per rimanere. Forse no, una cosa ve la posso far vedere, scusate, è questa. No, semplicemente per darvi una piccola cosa con la quale noi lavoriamo, non so se la conoscete, è lo schema polare che è stato tirato fuori dalla Fondazione Zancan di Padova ormai molti anni fa, quindi 30 anni fa, e riguarda il progetto personalizzato. Allora, per intenderci, il progetto di vita non è quello che sta scritto nelle linee guida della provincia, del comune, della regione, e cioè non è una cosa che faccio io operatore, il progetto di vita. Il progetto di vita lo fa il paziente, nel senso lo fa il paziente con la sua famiglia, che mi determina che cosa vuole per la sua vita personale, d'accordo? E il progetto personalizzato è quello che io devo fare per poi arrivare ad un progetto di vita. E devo guardare qual è la domanda che mi viene fatta, analizzare il bisogno anche sociale, quello sanitario, stilare uno schema polare, adesso vi faccio vedere cos'è, fare la sintesi delle decisioni guardando il mio schema polare e poi fare delle verifiche e delle valutazioni. Allora, cos'è lo schema polare? È questa roba qua, è proprio fatto così, cioè un grafico fatto così, proprio vi spiego tutte le robe, di qui c'è la parte cognitiva e comportamentale, qua c'è una parte funzionale organica e qua c'è tutta la parte socioambientale e relazionale. Queste robe qui, giapponese, sono dei test, sono dei questionari indiretti, oppure sono delle valutazioni dirette che vanno ad indagare questo settore o questo settore. Per ogni persona io faccio questa roba. Lo schema polare si compila tutti insieme. Per fare questo, i questionari si fanno tutti insieme, si rivedono insieme. Allora, quello che io ottengo adesso, per esempio qua, valutazione, ho visto il paziente la prima volta, T0, la prima volta che lo vedo. Lui mi ha risposto qui, valutazione rispetto a se ho comportamenti problema, per esempio, piuttosto che valutazione neuropsichiatrica, piuttosto che settore funzionale organico, come il sistema percettivo, come dal punto di vista motorio. Compilo tutti i miei risultati, ottengo dei numeri, li metto, qui ho ottenuto questo, qui ho ottenuto questo e via discorrendo, ci sono tutti i vertici. Qui quando ho cominciato era così. T1 è cambiato, è visto che è cambiato, perché ho fatto degli interventi, ho scritto che interventi ho fatto, rifaccio lo schema polare, cos'è la cosa importante che lo vedo visivamente, vedo subito. Allora, questo per intenderci è un bisogno molto grave, vedete come sono bassi i risultati, come è stretta la macchia che c'è al centro, no? Entriamo in le singole cose. Questo è un bisogno grave, Un bisogno lieve. Capite come si vede subito la variazione, perché è utile, no? Visivamente possibile. Questa è il gap, la differenza tra il T0, che era così, e il T1, che è diventato così. Cioè lo vedo molto bene, e ho subito una valutazione globale della situazione, che mi serve molto. Basta. Ci sarebbero molte altre cose da dire sulla. Dobbiamo aspettare una sorta di volta.